presenti, per esempio, nel film di Bresson, di Robert Bresson, il suo film più bello, secondo me, Il diavolo probabilmente, Le Diable probablement, seguito dal Turin Horse, il cavallo di Torino, Nietzsche, Béla'tar. Erano due film, uno dopo l'altro, sabato scorso, che mi hanno, senza bisogno di convincermi, mi hanno costretto praticamente a non fare nessuna parola prima, durante e dopo quei film. O il bellissimo primo film di Pedro Costa, Giorno dopo, Domenica, o Sangue, Sangue. Ecco, non questi film, tutti e tre, stavo dicendo, in particolare, sono già tutti e tre, sono delle cime, delle rocce, dei pinnacoli, veramente delle cuspidi concorrenti, che ognuna insiste sull'altra. Ma se pensiamo alle Diable probablement e a Turin Horse, se pensiamo a questi due film così fortemente segnati dalla presenza degli animali, e comunque poi animali invece che nella presenza confermano l'assenza, addirittura confermano di essere l'oggetto preferito per una quotidiana condanna a morte, per un quotidiano sterminio, veramente per sterminio di generi, di un genere nei confronti dell'altro. E allora questa incursione oggi, mentre voi vedrete schizzi, bozzetti, diciamo il metà strada tra colore e non colore, tra arte, che pensa sempre di essere al di sopra, al di sotto, ma invece è parte. È solo parte, non è mai tutto, ricordiamoci che l'arte è parte, più apostrofo arte. E insomma, mi sono reso conto mentre andavano in onda che sabato avevo lasciato mandare senza riflettere quei film muti, cioè nel modo migliore, nel modo che più neanche li omaggiasse, ma li lasciasse. Così, di fronte al nostro silenzio, dedicati al silenzio di tutti, dedicati allo sperare di tutti, o al disperare di tutti, allo sperare di pochi, ma ogni affermazione di fronte a questi punti estremi di lingua e di non linguaggio, di nessun linguaggio proprio, si resta muti, come dire, nel senso che non c'è bisogno di far passare direttamente la registrazione audio, video. No, i film già in sé, quei film sono film che si tolgono rapidamente tutto di dosso, le immagini che già sembrano immagini dell'invisibile, poi addirittura vengono spogliate di se stesse, depredate. E mentre chiedo di là dal vetro un commiato, di fare un commiato, e poi non si capisce, e poi in realtà di là c'è un bellissimo suono di folla senza voce, anche quella diventa una scultura mobile, terrificante, lo spalto di una partita in campo senza sapere troppo, non sapendo quasi nulla, e quindi senza riconoscere dai giocatori all'insieme tutto. E ecco, mentre non c'è commiato, perché sono già, ripeto, fuori sincrono di giorni, e ridico solo i titoli di sabato scorso, Le Diable, probablement, di Robert Bresson, Un annuncio a ritroso, avete visto 3 giorni fa, e il cavallo di Torino, di Béla'tar, e poi il giorno dopo c'è anche Sangue di Pedro Costa. E di qua si può riannodare con Godard, con tutto, ma questa voglia di silenzio, che troverete per di più comicamente imbestialente, così annunciata, che poi non arriva. Ecco,
mi taccio così, come se neanche fossi io a interrompermi, ma se fosse un farmi tacere che viene dall'interno, ma che non sono io, quindi una tagliola, eppure sempre buona visione. Disguised as lust, here in our beds until the morning comes.